giorno. Vi aspetto col caffè. Buona domenica. Questo è il secondo, ma credo che sarà anche l'ultimo di oggi. Ma non è vero in realtà, perché devo lavorare al sito questo pomeriggio, quindi in realtà il caffè mi servirà. Buongiorno, eccovi. Buongiorno. Oggi sarà una giornata impegnativa. Ho un sacco di cose da fare. Eccoci. Tra l'altro mi è arrivato il telefono nuovo, non sono ancora riuscita a configurarlo. Tristissimo. Eccoci. Vedo che c'è anche Erika, la mia aiutante. Faccio il binder alla fine. Anche perché domani o martedì arrivano le cose nuove della Simple Stories, quindi poi bisogna fare i nuovi progetti. Insomma, adesso mi mancava questo. Lo facciamo, così se qualcuno lo vuole lo ordina ancora, perché poi credo che alcune cose non saranno più trovabili. Buongiorno, prendiamo il caffè. Sto anche lavorando al progetto del corso di sabato prossimo. Oggi pomeriggio devo lavorare al sito, insomma, domenica sarà un'altra volta. Eccoci. Buongiorno. Allora, caffè finito, tiriamo fuori le cose per il binder della Simple Stories. Allora, questo era uno dei progetti, lo ripeto, ormai lo sapete, però lo ripeto. La Simple Stories fornisce ogni release dei tutorial per fare dei progetti con i loro prodotti. Sono progetti che utilizzano unicamente i loro prodotti. Ah, io il caffè, guarda, non dico mai di no, è una droga. Dicevo, ci forniscono questi tutorial da dare insieme al kit che possiamo mettere insieme per realizzare il progetto, di modo da, insomma, poter avere già un prodotto pronto che non abbia bisogno di altro, né timbri né fustelle, c'è solo quello che c'è nel kit, sono solo prodotti della Simple Stories. Finalmente le notifiche funzionano, sono molto felice di questa cosa. Ok. Allora, della release che hanno presentato al CHA, della prima parte, insomma, della release che è stata presentata al CHA, mi mancava solo il binder Traveler. Quindi lo facciamo stamattina, cerchiamo di farlo relativamente velocemente. Opla. Anche perché dicevo, appunto, questa settimana arrivano le nuove release, c'è sicuramente la botanica, insomma, appena arriva vi pubblico anche la possibilità di prenotare il kit. Vediamo se sarà sul sito nuovo o sul sito vecchio. Questo lo vediamo appena capisco a che punto sono oggi con il lavoro. Ok, prendiamo questo. Tra l'altro adesso arrivano anche tutti i nuovi binder. Hanno fatto uscire, mi sembra che siano tre i colori nuovi. C'è un teal chiaro, un blush che è un rosa chiaro chiaro e un... il rosa credo che sia il rosa che c'era già prima, però aspetto di vederlo di nuovo dal vivo per confermarvelo, perché non me lo ricordo. Allora, questo kit contiene il binder, poi contiene il chipboard di questa versione qua, i bits and pieces, chissà se mi sono messa quelli giusti, sì, il 6-7 va bene, il pad e le carte snap. Ok, allora, ci sarà parecchio da tagliare, quindi mettetevi comode, spero di riuscire a farlo in un'ora e mezza, se no, insomma, mettetevi comode. Opla. Allora, tendenzialmente ci danno prima tutte le istruzioni di taglio. Io ultimamente sono un po' anarchica e taglio nel momento in cui mi ritrovo la pagina da fare. Le fustelle, non ci sono le fustelle di Little Princess. Non ci sono, non hanno fatto le fustelle di Little Princess. Stai parlando delle altre, Marika? Perché della Little Princess non hanno fatto le fustelle, se non erro, perché gliele avevo chiesto. Hanno fatto le fustelle dell'altro, quello col castello e il draghetto. Scrivimi poi un messaggio, che vediamo, perché di quelle, le ultime che mi hanno mandato, per esempio, le hanno ritirate, perché erano al contrario. Però, no, oggi taglia prima. Mandami un messaggio, Marika. Taglio prima necessariamente, dici, vabbè, non ci sono neanche così tante robe da tagliare in realtà prima. Vediamo, off the grid. Allora, apriamo il nostro pad. Ok. All the words
dobbiamo tagliare tutto questo? Vabbè, ce la facciamo abbastanza in fretta in realtà. Allora, questo dovrebbe essere abbastanza veloce. Stavo tagliando delle foto perché sto preparando il corso di sabato e stavo vedendo in che dimensione. Ma tutte, cioè parola per parola, o faccio solo le scritte, Erika? Adesso io non ho guardato le istruzioni prima, come sapete non le guardo mai, sono anarchica da questo punto di vista, quindi le faccio sempre on the go, sul momento. Queste poi non perdersele nel caos di questo tavolo sarà sfidante. Ciao a chi sta arrivando adesso, stiamo facendo il binder della collezione Simple Vintage Traveler della Simple Stories, il tutorial che ci mettono a disposizione loro. Adesso che poi arriva la nuova collezione, vediamo che progetti fare. Ce ne sono un paio, ce ne sono tre se non erro. Uno è il doppio lot della collezione Botanicals, che è in assoluto credo la mia preferita. E poi vediamo gli altri a strisce, va bene, tagliamo. Scusate. Ok, mali di stagione, tutto a posto. Così. Avrei potuto tirare fuori quella ghigliottina, se sapessi dov'è. Così. Ho la lama che comincia a dare segni di cedimento. Mamma, mi prendi un altro pacchetto di queste lame qua, quelle fucsia? Adesso che siano proprio precise queste striscioline come le sto tagliando, no trilli, però non importa. Ok. E poi vedo che di altri tagli non ne abbiamo tantissimi. Sì, anche questa qua. Mi sta smangiucchiando la carta. Ok, sì. Hai già dispo di questo e del Traveler? No, non ho più i materiali per farli subito. I kit mancano diversi pezzi. Arriveranno penso alla fine della prossima settimana, inizio di quella dopo. Alcune cose le ho già ordinate. Adesso questo qui lo rimettiamo in preordine. Questo qua, se qualcuno lo vuole. Eh sì, diciamo che tagliando il cartone vegetale ci giochiamo un po' le lame, eh. Però tanto io col cutter non riuscirei a tagliarlo, quindi va bene così. Ok. Ah, ecco, le foglie così da stampante ce le ho lì, va bene. Allora, poi tagliamo questo, togliamo questa lama qui. E sostituiamola e questa la buttiamo. Poi dobbiamo white budget insert. Ah, quindi questo. Ah, va, che adesso usiamo anche questa parte dentro. Vediamo. Questo lo possiamo buttare. Il white budget insert, che è una di queste pagine qui. Questo qua deve essere. Dobbiamo tagliare un 3, 3 quarti per 8 e un quarto con i fori. Ok. E 2, 3 per 4 e un quarto. Mi vedo malissimo. Ok, allora. No, massimo 15 giorni se proprio ritardo ad averli. Allora, dobbiamo tagliare un 4 e un quarto per 8 e un quarto tenendo i fori. Quindi 4 e un quarto. Così, 4 e un quarto così per 8 e un quarto. Sì, Elisabetta, tu hai fatto l'amplan. 8 e un quarto direi che questo è giusto. E di qua ce ne servono due pezzi, 3 per 4 e un quarto. Questo sarà 3? No. E come faccio a tenerlo? Di questo ce n'è uno, vero? Vedete perché non voglio tagliare prima? Perché poi non mi ritrovo con le istruzioni che ci danno. With holes. Ah, 2, un 3
per 4 e un quarto, però il 3 non ce l'ho, cioè non ce l'ho in larghezza. Lo facciamo dopo il taglio perché secondo me ho già sbagliato, quindi ricominciamo, fanciulle. Apprezzo, Erika, ma ne posso fare evidentemente. Devo averlo già tagliato male, questo lo mettiamo da parte, qua al fondo. Allora, iniziamo con la copertina. Ok, allora, inside cover e back cover. Allora, bisogna prenderla semplicemente la carta 6x8, che è questa qua. Aspettate, A World is a Beautiful Adventure. Hanno sbagliato le misure, benissimo. Ok. Ah, ok, servono solo per il giornale, mi sento meglio. Ok, allora dobbiamo attaccare questa qui. Una parolina di queste qua, una strisciolina di queste al fondo. E vediamo se dobbiamo aggiungere qualcos'altro. È un chipboard qua. Adesso apriamo anche il chipboard che non abbiamo ancora aperti. E prendiamo una delle mongolfiere. Ops. Disperdiamo chipboard nell'ambiente. Allora, loro mettono questa mongolfierina qui. Allora, andiamo. Attacchiamo questa qui. Il bello di questo tipo di progetti è che sono veramente, veramente veloci, alla portata di tutti. E non servono grandi attrezzature. Una volta che avete il kit, vi servono poi praticamente solo taglierina, forbici, una colla che funziona. Grazie al cielo, la colla Nuvo sta arrivando. Fatemi vedere dove ne ho una. Eccola qua, questa funziona. L'aspettiamo lunedì o martedì. Tac. Questo lo mettiamo qui al fondo. C'è anche un aeroplanino. Questo è qua così. E c'è un aeroplanino che è questo qua, sempre il chipboard. E l'altro chipboard che mi dici che sono tre? Ah, ok, il GeoSign. Perché oggi ho l'aiuto da casa. Eccolo qua. Sapete che sono un po' indisciplinata. Ok. E questo è a posto. Poi le cover interna ed esterna, la seconda e la terza. Abbiamo due pagine direttamente, credo, prese e trasportate da qui, che sono quelle con tutti i biglietti. Il pad è diviso, sono due fogli per tipo e sono divisi in due. Praticamente avete, eccolo qua, vedete, inizia con questo, va avanti con un foglio per tutte le fantasie, poi ricomincia esattamente con. È stato fatto apposta per poterli dividere in due quando abbiamo bisogno di spezzarli per il kit. Quindi non usiamo queste bellissime tessere. Che dolore al cuore. Dove sei? Se c'eri prima, ci sarai anche ben adesso. Eccoti qua. Ok, queste semplicemente si incollano qui. Mettiamo un briciolino di colla. È un peccato coprire queste tesserine qui. Allora. Ok, e anche sull'ultima pagina, sulla terza di copertina. Qua così. Questi qui li abbiamo fatti finora, tutto abbastanza semplice. Poi la prima pagina, vediamo, è una sorta di your base, a dear hot blue. Non capisco, sì, credo che sia dentro una bustina intera dalla foto. Quindi prendiamo una bustina intera. Ok, apriamo bene così e prendiamo la carta. And the adventure begins, e l'avventura inizia, che è questa qui, e la mettiamo dentro.
dice di attaccarci a hot air balloon, quindi un vediamo un po', che non capisco che cosa ci hanno attaccato. Sì, c'è una mongolfiera e questi saranno i dai cazzi. Una mongolfiera e una macchina fotografica con un cuoricino, lo sappiamo, anche questa fantastica bustina qui. Scusate. Ah, allergia mi sa. Allora, io cerco quelle, gli stessi pezzi che hanno usato loro, ma chiaramente poi ognuno può cambiarla come vuole. Questa qui che hanno messo qua, poi c'è, allora mi stanno finendo dei pezzi sotto il tavolo, non va bene. Poi c'è un cuoricino e una macchina fotografica. Allora aspettate che li sposto tutti qua, così li posso cercare un pochino meglio. Allora il cuoricino, vabbè, andrà bene qualsiasi cuoricino, io scelgo lui. E qui c'è la macchina fotografica, che non è lei, ce ne sarà un'altra. Le macchine fotografiche ci sono un sacco. Allora, beh, d'altro canto è un binder sui viaggi. A noi poi le macchine fotografiche non ci toccano. Ok, però quella lì forse è un chipboard, perché è diversa da quello che ho io. Let me see. No. Allora, mettiamo questa. Dunque, fatemi fare ancora un check veloce, ma quella lì non la trovo, ma andrà bene qualsiasi altra. Ah, eccola qua, guardate. È una valigia? Non è una valigia, è una macchina. È una valigia? Ma secondo me è una macchina fotografica questa. No? No, c'è scritto camera and heart, Erika. Allora, non mi sei attenta, eh? È una macchina fotografica. Voilà. Attacchiamo. Questa qui così, questa qui e il cuoricino. Così. Vediamo sul retro cosa hanno fatto. Allora, ecco, devo tagliarmi le foto, cosa che non avevo ancora fatto. Tagliamo un po' di foto delle dimensioni classiche. Quindi ci tagliamo un po' di basi 4x6. Facciamo così. Poi ne tagliamo un po' 3x4, facciamo così, 3. E poi vediamo se ne servono anche 10x10, non lo so, per ora ci tagliamo queste, ci saranno sufficienti, credo. Poi se no le ritagliamo, averle pronte almeno mi sveltisce un pochino. Allora, sì, questa, però non era quella del, non era quella da usare, non confondetemi, esatto, tension. Ieri la figlia di una cliente, non so come, siamo arrivati a fare un discorso per cui mi ha detto, ma è perché tu non sai contare. Hai ragione, hai assolutamente ragione, è ineccepibile. Allora, fotina e fotina. Cosa si può dire? Quando hanno ragione, hanno ragione. Qui c'è quello che credo che sia il chipboard del planisfero. Così. Ok. Poi qui abbiamo un divisore. Divisore. Mi è venuto proprio un po' la prima cosa, che non va bene. Allora, qui abbiamo la carta blu. Quindi prendiamo dal nostro pad la carta col QA blu. Prendiamola qui, ci serve. Intanto magari mi metto un po' più a favore di camera. Così, ok. Questa la attacchiamo qui. Ci sta giusta, non dobbiamo fare nessun taglio. Quindi semplicemente un po' di colla. Centrata. Lì sotto abbiamo
una carta di quelle 4x6 del kit Snap, che non avevo ancora aperto, ma apriamo subito. Apriamo subito questa. La scrittina sotto l'altra pagina, ha ragione. Incolliamo. Magari dritta. Ok, grazie. Poi qui abbiamo la tesserina, dicevamo 4x6, adesso apriamo questa bustina qua. Ed è la tesserina su cui c'è scritto Travel. Non ce l'ho. È una tesserina 4x6, vero? Sì. No. Ah, ma è questa. Ok, allora da questa bisogna tagliare mezzo pollice dal fondo. Aspettate che sposto le cose di modo da averle un pochino più comode. E sì, ha voglia, posso stare lì 2 giorni a cercarla. Ok, la mettiamo qui. Un po' così. E qui c'è una scrittina. Devo stare tutto il giorno a cercarla. Sì, 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 sì. Allora, questa qui così. Poi abbiamo il chipboard con tutta la scritta Travel. Sembrava che già stavo riuscendo a togliere tutto, a spellicolarlo tutto al volo. Ok. Vabbè, avrei potuto distanziarlo anche un pochino di più, eh. Travel, ok. Poi qui abbiamo ancora il set di valigie, che è questo qui, che invece di spellicolarsi non è ok. Questo che mettiamo qua così, e poi c'è una tesserina 2x2 di queste che adesso apriamo. Dice away we go, ce ne andiamo via. Questi font che hanno usato tra l'altro sono bellissimi. Eccolo qua. Ok, la attacchiamo qui così. Qui basta, giriamo. Di qua abbiamo di Orange Diagonal Paper as the base, quindi prendiamo il nostro kit di carte. Ok, ho tolto l'adesivo che un po' mi disturbava. Orange Diagonal, questa come base. Alla base, poi bisogna cut the green paper 4x6, ok, the matte paper 4x6, ok, quindi dobbiamo prendere fatemi vedere qual è questa qui e l'altra carta è questa, direi di sì, no.
Qual è la carta sotto? The Map Paper 4x6, però non è la stessa. No, questa qua. Allora, queste qui dobbiamo tagliarle tutte e due un pezzo 4x6. In realtà di questa dobbiamo prendere questa tesserina qua. Se vogliamo copiare come hanno fatto loro, io faccio così. Allora, 4 pollici e 4 pollici. Dobbiamo farle diventare delle tasche? No, no. Ok, quindi più o meno a due pollici dal bordo, incolliamo questa. Più o meno, io. Occhio. E questa qui così. Ok, poi ci va una scrittina. Buongiorno, è bellissimo questo set, sì. Dritta magari sempre, Clelia. Ok. Se riusciamo magari a metterla dritta è più carina. Ok. E poi abbiamo quello che è un chipboard, che sarà quello che mi è caduto prima, perché si è staccato e c'è proprio il buco. Vediamo se è per terra. No. Allora, calma e sangue freddo. Qui ci sono le card 4x6. L'abbiamo perso. È uno di questi cartoncini. Eccolo qua. Sotto il tablet. Eccolo qui. E lo attacchiamo. Voilà, che stamattina mi si spellicola pure tutto. Così. Non sto attaccando le stesse. Sì, se sto anche a aspettare di cercare tutte le strisce. Ciao, stiamo qua fino alle 2. Devo finire il progetto per sabato prossimo, Erika. Sì, indulgente. Bustina divisa in due, sopra c'è una foto 4x6, quindi il nostro classico 10-15 che mettiamo qui, e sotto c'è una tesserina di quelle pronte nel set Snap, che dovrei aver visto prima, questa qua, And the Adventure Begins, e la mettiamo qui sotto. Vediamo sul retro che cosa hanno fatto. Qui sempre la foto e qui dietro hanno preso. Allora, qui c'è una striscia. Is the reverse of the. Ok, addio the pink card. Dobbiamo prendere una delle card 3x4. Quindi apriamo anche questi pacchettini qui. È esattamente questa. Altra striscia sopra. Ah, qua. Prendiamo una strisciolina. E la mettiamo qui. Ok, poi apriamo questo. Ok. Allora, la tesserina che ci serve è questa. E la dobbiamo andare a mettere qui. Aspettate che mi riprendo il PDF. Eccolo qui. Io la inserisco qui così. Non la incollo in realtà. E quello lì è un chipboard, credo. La mongolfiera, fatemi leggere. No, credo che sia questo. Un die cut. E lo mettiamo qui. Qui non ci sono strisce. Andiamo avanti. Ah, eccolo lì il pezzo per il journaling. Vediamo. Che sarà questo? Dove hanno sbagliato le misure? Vabbè, non importa. Allora, questa qui ha un pezzetto di questo è sicuramente questo bannerino qui. Oh, che poi non è neanche questo forse il pezzo. Allora, infatti la lined paper posso ancora tagliarla perché non l'ho ancora tagliata. La prendiamo e la carta a righe. Prendiamo da qui e vediamo di che dimensione deve essere. Sarà questa, non è che ce ne sono molte altre, sarà questa qui. Allora, ok,
Qui non c'è scritta la misura, vado a vederla su, sperando che sia giusta. Allora, white, sign insert, budget insert. Non c'è scritto. Multi-line insert. 2 3 quarti per 8 e mezzo. Vabbè, tagliamo la 2 3 quarti. In realtà qui non è fondamentale avere la misura, basta, voilà. Questa è sicuramente più piccola a vederla così, però va bene lo stesso. Allora prendiamo il nostro, eccolo qui, il nostro bandierino, infatti è sicuramente più piccola, ma io decido che va bene lo stesso. Ieri abbiamo rifatto il progetto del mini corso. Ok, poi andiamo avanti. Qui sotto c'è un pezzetto di una striscia. Prendo le forbici. Lo mettiamo più o meno qua. Ok. Sotto c'è la famosa valigia di prima. Infatti l'ho tagliato troppo piccolo, ma non importa. E questo qua, che noi metteremo così a questo punto, dato che io l'ho tagliato troppo piccolo nella fretta, non ho trovato le misure al volo, ma va bene lo stesso. Qua, e poi sopra c'è ancora qualcosa? No, perfetto. Vediamo sul retro cosa hanno fatto. C'è un pezzettino di questa strisciolina qui, mettiamo più o meno alla stessa altezza. E mettiamo la macchinina e un altro di quei badge. Vediamo solo di prendere. Sono tutti die cut. Allora, questo. E la macchinina sarà qui da qualche parte. Allora, ci sarà, poi trovarla è un altro discorso. Non è un chipboard, vero? Non mi sembra. Eccola qua. Ok, quindi attacchiamo questo e la macchinina sopra e l'altro bannerino in alto. L'altro bannerino l'ho intravisto, eccolo qua. Le telette adesso mi sembra di non averne più, sai, Elena? Ok. E questo lo inseriamo qui. Però poi controllo, scrivimi un messaggio. Allora, prendiamo poi la pagina con 4 spazi, che è questa. E abbiamo in 2 posti le fotine che io ho già qui tagliato. Quindi una qui. Poi abbiamo 2 tesserine 3x4, vediamo, dovrebbero essere lì. Adesso vediamo se bisogna aggiungere qualcosa. Abbiamo, non tutti quelli che girovagano si sono persi, io sì, se mi vedete girovagare vuol dire che mi sono persa, ma io sono un caso a parte. Deve essere questa. Beh, fa molto Harry Potter. Ok, queste le mettiamo, una qui, e mi sembra che siano a posto così, giusto? Erika, tu che hai il polso della situazione molto più di me. Ok, pagina dietro abbiamo foto e foto, quindi altre due. Ah, poi vedo già che la pagina successiva c'è una tasca da fare. Prepararmi psicologicamente. Ok, qui dietro abbiamo travel e
quella rosa, questa qua, che poi ha un chipboard qui. Ok. Quindi questa la mettiamo qui, qui niente scrittine. Così, e il chipboard deve essere questo qua. Che chiaramente come non si spellicola. Vabbè. Ok, e lo mettiamo qui così. E questa pagina è pronta. Poi qui abbiamo questa pagina su cui bisogna fare delle cose. Allora, prendiamo la carta con gli aeroplanini. E credo che vada semplicemente incollata lì così. Adesso vediamo. Allora, c'è una cartina 2x2 qui e poi la vediamo. La carta gialla dobbiamo prendere un 4x6 e tagliare un angolo da 2 pollici. Allora, la dividiamo a metà, quindi tagliamo un 4x6. Allora, l'operazione è questa. Tagliamo a 4 pollici, questo è 8, questo è 6, quindi basta tagliarla a metà. E bisogna tagliare un angolo da 2 pollici. Allora, sarà una roba così. Devo tagliarlo così. Vabbè, io vado assolutamente a caso. Ma 2 pollici? No, a 2 pollici. Allora, Katia, no, secondo me non è così. Allora, cut yellow paper and a two. Cut an angle. Io lo taglio così. Hai saltato una pagina, no? No, no. Ah, sì. L'ho fatta. Ah, sì. Reverse, torniamo indietro. Sì, perché ho. Io ce l'ho ingrandito, è vero, hai ragione. Ce l'ho ingrandito e quindi. Ah, quindi questo qui lo tiriamo un attimo via di qua. Praticamente il retro di questa ha altre due tesserine. Hai ragione, perché. Là. Ingrandendolo mi sono spostata subito su quella dopo, ma rimediamo immediatamente perché è facile. Altre due tesserine che sono quella con la mongolfiera. C'è questa qui. Vediamo. Perché non ci vedo fino lì. Allora, questa qui così. E questa qui. Così. E qui non c'è altro. C'è dietro, di seguito subito un'altra pagina uguale a questa, quindi con le quattro finestrelle ce la possiamo fare. Due caffè non mi bastano più. E qui abbiamo tesserina con la valigia e quella con il journal, che in realtà è una. Ok, penso che ci sia una foto. Questa no, forse sono tesserine da no. Una è questa e l'altra ha dietro i geotags, che potrebbe essere. No, leggiamo. Journaling. Allora, quella è la tesserina con i geotag, ma non è qui. Sarà una delle altre da tagliare. Fatemi vedere. Sì, è metà di questa. Oh, che peccato tagliare questa. Praticamente si monta così. Questa va qui. Questa va qui. E qui sopra ci mettiamo una fotina più piccola, quindi adesso prendo una di quelle che avevo già tagliato. La rifilo.
e lo mettiamo qui così. Qui di fianco ci sono due foto grandi che devo tagliarmi. Aspettate. Ormai l'ho tagliata, se non era quella, pazienza, ci aggiusteremo. 3. Ok, e tagliamo a 4. Così ho un po' di foto pronte. Così. E 4. Allora, inseriamo le foto. Allora, questi kit li lascio in preordine ancora per qualche giorno. Tac. Perché così mi regolo con le quantità da ordinare, perché arriveranno, io alcune cose in realtà le ho già ordinate, però arriveranno poi alla fine della prossima settimana, inizio di quella dopo. Finché ci sono i materiali disponibili possiamo sempre metterli insieme. Di alcune cose secondo me non dureranno ancora molto. Ok, giorno, che sta arrivando adesso, questo non è proprio 4, vero? Non è proprio 3 infatti. E sul retro, a questo punto possiamo fare il retro della pagina che avevo scambiato prima, per che aveva questa qui. Così, e il chipboard qui e questa qui di sotto. Ok, adesso possiamo continuare con la pagina con la tasca. Usate questo intermezzo. Così, così, con la striscetta sotto e basta. In realtà questa sarà una taschina, quindi andiamo a mettere la colla qui, qui e qui. Prendiamo una frasetta. E la incolliamo qui. Poi lì sopra abbiamo una mongolfiera, che è questa, che mettiamo qui. Abbiamo il chipboard della fotocamera. Erika è svenuta dopo che ho tagliato la card. Vabbè, mi spiace. Questa qui. E poi abbiamo una di quelle card piccoline di sopra. Le card piccoline io le ho posizionate da qualche parte qui. In questo momento le ho smarrite. Eccola qua. Vediamo, quella con l'aeroplanino. Va, che fortuna. E la incolliamo qui. Qui dentro ci sono poi posizionate, penso che siano i journaling, che viene usato come tag. Adesso lo leggo. Ah, vabbè, mi aggiusto. Allora, two line tags, ecco, dalla carta con le righe dobbiamo mettere due pezzi, 2,5 x 4,5, che non ho probabilmente perché l'ho tagliata male, vediamo, 2,5 x 4,5, ce l'ho un 4,5 di qua, beh sì, 4,5, tu che misura sei qui, 4, io le faccio da 4. Così. E abbiamo sopra un geotag e un cuoricino. Le ho tagliate al contrario le righe, lo so, ma non avevo spazio altrimenti, quindi se mi sta guardando Patrizia non ditemi niente, lo so. Allora mettiamo questo cuoricino qui, tac, e le infiliamo qui dentro. Poi sul retro, vediamo di non saltare ancora pagine, sul retro abbiamo una foto grande. Allora, sotto abbiamo l'altra parte del giallo che abbiamo usato prima, messo qua così, penso che sia un sì, yellow paper, questo va bene. Più o meno 2 pollici, una cosa così, e qui sopra abbiamo la foto.
la frasetta sotto. La frasetta sotto, sì, la attacchiamo adesso. Così. Questa l'attacchiamo così. Cari mica brava. Poi abbiamo una mongolfiera che mi dà l'idea di essere questa qui. Qua così. E un chipboard che è questo che segna il North. E lo mettiamo qua così. Ok. Pagina successiva. Chipboard. Abbiamo la carta della piantina, che dovrebbe essere quella che volevo tagliare prima e che per fortuna non ho tagliato. Questa qui è una tesserina 4x4 che dice Going Places, andiamo in giro, in pratica la traduzione. Ok, e lo mettiamo così. Sì, si usa per... Allora, in realtà quella carta lì la puoi usare anche solo decorativa. È bella così, alcune sono a righe, ricordano i quaderni, non c'è uno scopo particolare per quel tipo di carta. Andiamo alla nostra tesserina. 4x4. Going Places, where are you? Questa. Questa è anche una tesserina piccina picciò che dice Not Lost. Non ci siamo persi, che non fa esattamente per me questo, perché invece ho la tendenza a perdermi piuttosto frequentemente. Ok, così. Qui c'è un geotag che è un chipboard e poi c'è un altro aeroplanino che è sempre un chipboard. E lo posizioniamo qua, così e così. Ma no, non è questione di essere imbranati, è che quando si inizia queste cose magari non si sanno, non si immaginano, e che sarà mai. Ok, pagina successiva. Giriamo. E qui abbiamo, ah sì, quella con il geotag che probabilmente mi sarebbe servita. Ah, è qui. Ok. Vabbè, userò metà di questa, ma sì, mi aggiusto. Allora, fatemi vedere. Geotag, tanto ne ho due di queste. La attacchiamo tutta. E la attacchiamo qua così. La scrittina. Mi sta diventando un incubo questa cosa di scrittina. Eccola qua. Ok. Mettiamola. Grazie. Tac. Me le perdo tutte. La mettiamo. Giriamo, abbiamo questa, abbiamo cut pink, questa bisogna fare una tasca, la carta rosa va divisa a metà. Eccola qua, la tagliamo a metà e ci facciamo una taschina, vale a dire colla qui e colla qui. Scrittina, questa è da rifilare un secondo, vediamo se riesco. Allora, è una mission impossible, ok, non è drittissima ma ci andrà bene lo stesso. Allora, vediamo di iniziare a completare la decorazione. Qui c'è questa mongolfiera qui, una tesserina di queste che dice siamo qui, we're here, questa, e poi c'è un geotag che è un chipboard. Allora, iniziamo ad attaccare. Così, e ci mettiamo il geotag che è quello verdino. Eccolo qua. Ok, qui dentro ci sono due pezzi di questa,
Io in realtà adesso ne ho uno comodo, ci metto questo, poi decidiamo, lo lascio in orizzontale, così in questo caso ha senso anche scriverci, e lo infilo qui. Punto. Pagina successiva è una taschina doppia. Le carte erano qui, erano quelle dentro il binder. Allora, sul sito c'è, ma ve lo aggiorno dopo, quando finisco con il live, così appare tra le novità, ok? Allora, qui abbiamo una foto grande, qui sotto. Sopra è una card, fatemi vedere. 4 top. Ok, sì, è una card di quelle 4x6 che sono qua. Vediamo. E la mettiamo direttamente qui. E questa non mi sembra che abbia altro. No, è bellissima questa, non c'è nient'altro. La giriamo, andiamo a vedere cosa hanno fatto nella pagina dopo. Qui sopra una foto e qui sotto un'altra delle card 4x6. Niente scrittine, mi sembra. La card 4x6 è quella che dice card postal, questa. E la mettiamo qui. Inseriamo. Poi qui abbiamo una di quelle con due posti sopra e uno sotto, che è questa. E abbiamo allora foto piccola e foto grande e una tesserina. Allora, foto. Qui c'è una tesserina 3x4. Vediamo se la troviamo al volo. Ah, era qui questa. Vabbè, non importa. Ah no, questa è la metà di quella che ho tagliato prima. Eccola qua. Così. E qui nient'altro, direi. Ok. Qui dietro c'è un'altra taghina di queste qua. Quella col geotag, questa, qui lasciamo una foto e qui sotto c'è la card che io ho tagliato. E vabbè, pazienza, io per ora ci metto, per ora la lascio vuota, vediamo che cosa mi avanza. Sappiamo che qui io per errore ho tagliato una card che mi serviva e vabbè, me ne farò una ragione. La aggiusto dopo con quello che mi avanza. Poi qui abbiamo uno di questi. Ah sì, abbiamo uno di questi page protector. Allora, ah, qui serviva quella pagina che io ho tagliato, di sicuramente di una misura che non è lei, infatti è troppo larga. Quella quadrettata però vuole che io non ho. Ma non c'era dentro il. Secondo me hanno sbagliato con le carte. Io adesso mi rifilo questa di modo che entri qui. Che sarà un 2 pollici. E la metto qua. Si infila da qui. Non avanza nulla. Vabbè, vado a prendermi una carta. Mi taglio una tessera, va bene, su. Fossero questi i problemi. Così e un cuoricino. Poi qui abbiamo quella che credo che sia una composizione di quattro tesserine piccole. Fatemi guardare, sì, direi di sì. Una, due, tre. E quella con la valigia. Eccola qua. Allora, ci tagliamo una base 4x4, anzi due, tanto ci servono per le foto sotto, allora attacchiamo le nostre quattro cardine. Una qui, una qui,
qui. Così e così. E questa la inseriamo qui dentro. Ok, ormai l'ho attaccata lì, va bene lo stesso. E qui ci mettiamo la parte della foto bianca. Ok. Così, dietro. Dietro. Eccoci qui. Qui abbiamo una valigia con un cuoricino. Che non è questa, che mi sembra troppo grande. No, mi sa che di valigia mi è avanzata solo lei. Ma sei tu, valigia? Mi sembra un po' grande. Vabbè, c'è anche questa, ma sono tutte e due grandi in realtà. Vabbè. Va a cavallo? No, vabbè, adesso vediamo. C'è innanzitutto una tesserina che è quella con la mongolfiera ed è una 10x10 che adesso andiamo a vedere dove ho messo. Questa. Su cui dobbiamo attaccare questa valigia grande qui. Così. Una macchina fotografica. Un geotag, qualunque, va bene così, e questa la inseriamo qui dietro. Di sotto c'è la foto. Devo solo capire che valigia è questa qui piccina. Vediamo, perché quella che mi è rimasta è abbastanza grandina in realtà. Potrebbe essere un chipboard? No, direi di no. Io ho tutte valigie grandi ed è una tesserina, è una valigia di una tessera. Dici che devo ritagliare la valigia, aspettate che leggo. No, è un die cut, luggage die cut and a heart, che allora avrò smarrito qui. Fatemi controllare. Oh vabbè, cioè metto un'altra cosa, non è un problema. Intanto mettiamo il cuoricino, poi quando troverò la valigia salterà fuori qua così. Ok, poi pagina verde. Perché non ce l'ho? Non le ha tolte, vero? Ah, sono qui. Eccole qua. Allora, pagina chevron verde. Quindi non è vero che non ci sono, sono io che le avevo messe male. Strano. Allora, pagina con gli chevron verdi. Eccolo qua. Ci mettiamo su la carta blu. I nuovi binder in realtà arrivano già domani. In realtà forse martedì, però arrivano già adesso, quindi li metto subito sul sito. Non so ancora dirvi se aspettiamo il sito nuovo, adesso vediamo. Dipende oggi quanto lavoro riesco a fare. Allora, qui abbiamo il cannocchiale. Sono, mi sembra, tre colori nuovi, ne parlavo ieri con una cliente che era qui. Sono molto belli e sono come questi qua, come grandezza. Questo va qui e poi c'è un cuoricino. E una scrittina. Ok, bello. Giriamo e vediamo cosa hanno fatto sul retro. Sul retro c'è una tasca. Allora, prima la carta gialla tutta intera. La carta gialla, questa qua. Così, da questo verso.
Uno è un rosa chiaro, un blush, uno è un azzurro tea al chiaro e l'altro adesso non mi ricordo, sono tre i colori nuovi però. Allora, la carta arancio 4x6. Aspettate che sto leggendo. Prendiamo la carta arancio, questa qua, così, e dobbiamo mettere più quella a strisce arancio, di cui dovevo aver già tagliato un pezzo, se non erro. Questa non è una tasca? No, non è una tasca. Vabbè, ci tenevo a fare le tasche, me le dimentico sempre. Dove sei? Carta arancio. Dovrei averne una metà. Allora, attacchiamo così. Sono come queste, come dimensione. Questi binder nuovi hanno questa stessa dimensione qua. Paroline. Per il doppio lot fate il preordine perché non ho tutti i materiali. Quindi mi è più comodo se fate un ordine diverso. Sul nuovo sito sarà più semplice perché non si potranno aggiungere al carrello prodotti in preordine, quindi non dovrete più preoccuparvi di guardarvelo. Di guardarlo sarà il sito stesso che ve lo dirà quando non si potrà fare. Allora, questo va sotto. Così. Ok, poi let the sky is the limit. Ok, lo mettiamo qui. Lì c'è una, qui c'è una fotina piccola e ci attacchiamo subito. Così. E qui c'è una tesserina piccola, quella con lo zainetto. Non troviamo chiaramente è azzurra. Ce ne saranno altre qui sotto di tesserine piccole. Ok, cominciamo a perdere i pezzi, mi sembra ragionevole. No? Allora, una tesserina quella lì, sì, l'avevo vista prima. Ecco. E questa la attacchiamo qua così. Poi nella pagina successiva, in realtà abbiamo un pezzo della carta a quadretti che sarà una striscia due tre quarti per 8,5, quindi adesso la taglio 2 e 3 quarti. Abbiamo un piccolo geotag qui sopra, un pezzetto di paroline. Possiamo usare un pezzetto avanzato di questo, più o meno qua sopra il secondo foro. Ok. E qui sotto c'è questo geotag, questa tag qui. Vediamo sul retro abbiamo una cardina di queste cosine, questa è un cuoricino. Un cuoricino. Qui è un pezzettino di paroline qua sotto. In basso. Per il journaling. Ho tagliato anche un pezzo della tavola, non vi preoccupate. Ok, poi questa pagina qui, abbiamo la pagina con i francobolli tutta intera. Qui. Poi abbiamo
una card 4x6 che è quella della postcard, che è questa qui. Allora, lei è attaccata giù così. Un cuoricino anche di là. Adesso poi li vedo, quando mi avanzano li riguardo tutti. Ok. Sì, intanto devo anche andare a coprire quella mezza pagina che mi avanza. Ok, incolliamo questa. Almeno qui. Ok, poi abbiamo questa tesserina qui attaccata qui sopra. Due chipboard, che uno è questo e l'altro l'avevo visto vagare prima, ma quando ho tirato fuori i chipboard mi sono caduti tutti. Allora c'è la frasetta che è qua. Adesso cerco l'altro francobollo, era ancora dentro il cartoncino. L'anno della pensione mi sembra assolutamente che ci possa servire. Hai ragione. Io se non facessi live non avrei tempo di pasticciare, vi dico la verità. In realtà se guardassi adesso dovrei finire, avrei dovuto invece di fare live finire il progetto di sabato e poi lavorare sul sito. Stasera, oggi pomeriggio sarà un pomeriggio di passione. Passione e sofferenza. Voilà. È un geotag. Che okay, il geotag lo mettiamo così. Ok, giriamo, vediamo cosa c'è sul retro. Sul retro abbiamo una carta con le diagonali azzurre, questa qui. Così. Incollata così. Così. Poi abbiamo una card piccolina di queste qui, che è questa qui. La incolliamo qua. C'è una, non so se è mezza, no, una card. È la metà della pagina che abbiamo tagliato prima, più o meno qui a metà. Cioè, a mezzo pollice dal fondo. Non sto guardando le misure, ma vado ad occhio. Le mongolfiere sono dritte, volevo farvelo notare. Così. Questa qui è da rifilare, magari ne uso un'altra. Usiamo questa. Ok, e c'è una card 4x4 che adesso recuperiamo da qui. Deve essere più, eccola qua. Wonder more, girovaga di più, interrogati di più, fatti più domande, una cosa del genere, traduzione orrenda, ma in inglese è molto carina. E poi c'è un chipboard che è questo qui. Ok, pagina successiva abbiamo un 2x8,5 dentro questa qui, dentro questa. Non puoi dirlo così, non sono preparata a cosa? No, Patrizia, tu hai un pochino frainteso. Ognuno dei clienti che si merita, devo assolutamente venire a pace con questa cosa qui. Allora, mettiamo qui la carta per il journal, qui dentro, e poi qui c'è un geotag con un cuore. Abbiamo tutti quelli avanzati, sono qui, ci metterei questo e un cuoricino. Va bene. Non arrivano notifiche. Allora, in tanti mi stanno dicendo che adesso le notifiche stanno migliorando. Se riesci a rimanere fino alla fine del live, in realtà dovrebbe apparirti la possibilità di segnarti per le notifiche, di attivare le notifiche per tutti i live. Mi stanno dicendo che adesso la situazione sta migliorando da quel punto di vista. Poi foto 10x10 qui. Ok. Qui sotto
Non so se è una tesserina o un pezzo di carta ritagliata, vediamo. Ah, è questa qua, mi sa. Sì. Fatemi leggere prima. Bottom part, no. Ah sì, no, 4x4. Snap card. Card cut 4x4. Sì, deve essere una card già tagliata. Di quelle 4x4, questa, eccola qua. E la mettiamo qui e giriamo. No, cosa? Cosa ho sbagliato? Non l'ho tagliata, non l'ho tagliata. Sono Niente panico, respiriamo. Non l'ho tagliata, l'ho trovata, mi sono resa conto. Via, giriamo. Di qua, due geotag qui in alto, quindi uno qui e uno qui. Io neanche con l'aiuto da casa riesco a non fare errori. Vabbè. Not all who wander are lost, non tutti quelli che girovagano sono persi. Si sono persi. Poi c'è questa paginetta qui. Allora, foto e foto. Mamma mia, la collezione botanica, Milena, ci facciamo il doppio no, ci facciamo un Midori, ci facciamo l'album. Cos'altro ci posso fare? Ci posso fare delle card, cos'altro posso farci? Devo pensare, devo usarla in tutti i modi possibili, mi piace tantissimo, ero incantata al cha, veramente, è quella che mi è piaciuta di più. Cioè, non che queste mi facciano schifo, perché, insomma. Allora, qui c'è metà di questa carta qui, questa tessera, direi, messa qui così. C'è una tesserina 3x4 Into the Wild. Vediamo con la tesserina lì. Se non le metti per così. Scrittina, hai ragione. Me ne sarei accorta alla fine e le avrei messe tutte alla fine. Scrittina. Tac. Poi questa qui la inseriamo qui così. E qui c'è la valigia grande e un altro di questi badge. Ci sentiamo poi. Sì, è bellissima. Veramente tanto. Ok, è questo così. E qui scrittina. Va che sto giro ci ho guardato, sei orgogliosa di questo. Allora, questi qui, se guardi nei video, Giada, io li ho fatti tutti, quelli che loro ci hanno proposto. Ne ho creato anche altri così, inventandoli sul momento. Non si riescono più a fare i kit perché non sono più disponibili tutti i materiali, però in realtà una volta che tu hai una collezione che ti piace e dove puoi prendere tutti questi pezzi, puoi creartela tranquillamente tu. Allora, tesserine. Seek more adventure, cerca più avventure. Sul sito della Simple Stories, sì, sui video, se cercate binder album, scritto binder album su Pinterest, credo ve ne escano 1,5 milioni. Così, approssimando per difetto. Fotogramme. Comodissima infilarla così. Così, qui niente scrittina. Qui cosa abbiamo? Allora, pocket page on graph paper. Qui la graph paper credo di essermela. Vediamo questa. Usiamo questa qua. Allora, qui ci va la carta, quella che tu hai. La carta con i fogli. Questa. La tesserina che al momento taglio prima. Questa la mettiamo qua. La tesserina è questa qui. Questa ci fa da taschina. Ok, allora. Mi sembra. Ok, la incolliamo.
tesserina incollata, quindi solo sui tre lati. Ok, scrittina. Poi abbiamo una tesserina di queste qua piccine, questa, magari con l'aereo così, secondo me l'hanno accorciata questa carta qui, comunque va bene. E qui ci sono in realtà due pezzi, 4x5,5 di journaling, che boh, se mi avanzano li rifaccio da qui, se no vediamo, non sono sicurissima che mi avanzino, perché ho tagliato male. Andiamo sul retro, di qua abbiamo la carta con il geotag che io ho belle che tagliato prima, credo. Andiamo qua. Vediamo questa, photograph paper, così. Così. Poi abbiamo una scritta. Poi qui c'è, allora, pink paper cut 5x6, allora, pink paper, opla, la pink paper io non ne ho avanzata, quindi dovrei averne ancora qualcosa qui, qua. Ma non può essere 5, ah beh sì, 5x6, sì, perché questa è 8. Così, spostiamoci così, vi faccio vedere bene. Mettiamo qui. Ok, poi qui abbiamo il retro, credo, di una di queste card che sono ancora qui da posizionare. Vediamo. No, è una card fatta proprio così, bellissima. Posizionata qui, e nient'altro, un geotag. Un geotag che noi, ma ne avevano fatti, perché sì, ne hanno fatto, ne abbiamo fatti tanti a tema natalizio. Loro ne avevano proposto due e io ho fatto anche il terzo, perché non mi è presa per niente la scimmia di questi album. No. Allora, poi qua mettiamo qui e abbiamo la carta con la piantina, che è questa qua. Che attacchiamo qui, scrittina sotto, invece la colla e attacchiamo. Mi avvicini mica un te, mamma. Poi 4 per quello, no, qua. Geotag to any location. Allora, il geotag che loro volevano usare, io credo, ah no, questo qui, any location. Ah, ma io questo l'ho messo al contrario. Ah, magari dritto. Sembra una brutta idea. Va tutto bene. Non è successo niente. Sì. Vabbè, non è successo assolutamente niente. Allora, il geotag io lo metterei qui nel New England, dove lascio sempre un pezzetto di cuore. Ok, quella parte rossa lì che cos'è? Ah, dear, a word stripped to the bottom of the page, a pink paper cut to the bottom. Ah, leaving open to memorabilia. Questa avrei dovuto lasciarla come taschina, non importa. Airplane die cut to the bottom right where you like to try it to travel. Ma mi manca il pezzo rosso che c'è sopra, che non capisco che cos'è. Successo niente, niente, voi non avete visto niente, non ditelo a nessuno. Ma che cos'è quel pezzo rosso che c'è lì? Non c'è niente di rosso, Erika.
Che cos'è quel pezzo rosso che c'è sul tutorial? What is? Sto cercando di distrarvi. Non credo che funzioni, però ci proviamo. Intanto facciamo il retro. Ok, la carta qui qua. Gialla. No, 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 tutto bene. Ok. Non c'era nessun pezzo rosso, secondo me l'hanno messo, boh, poteva essere un pezzo per tenere fermo, non lo so, non c'è niente di rosso. Fotina piccina. Qui. Una scrittina qua sul fondo. Così, va bene, ignoriamo quel pezzo rosso, non ci serve, è un'allucinazione di gruppo. Poi ne parliamo in separata sede. Questa. Questa va qui, poi c'è questo Great Escape. Qua. Ok, poi c'è quello che credo essere il chipboard della mongolfiera, ma io devo averlo. No, è un altro die cut, scusatemi, eccolo qui. Lo mettiamo qui così e poi c'è un altro, credo che sia un chipboard. Vediamo, io credo di averlo smarrito, però quello lì, perché no, deve essere lui, eccolo qua. L'hanno messo per confondere, per vedere se eravamo attente. Ci sfugge niente. Io metto le cartine al contrario, ma va tutto bene. Ok, ma tanto voi non avete visto niente. Poi qui c'è un altro pezzo di carta che io ormai non ne ho più perché l'ho tagliata tutta assolutamente a caso. Quindi questo pezzo qua è un pezzo di a righe. Fatemi vedere se usano questo come supporto. Se no, taglio quello. Vediamo. Pocket page. No, questo non lo usano in realtà. Quindi io potrei usarlo, questo qui, per compensare il fatto che mi manca un pezzo di... Non so come li ho tagliati storti, li vedete male, stranissimo, stranissimo davvero, però... Ah no, ma guarda, è questa qui. Oh, speriamo che questo non ci servisse. È quello che ho tagliato all'inizio. Però ci metto un... Ah sì, c'è ancora un altro bando. È più largo di quello che dovrebbe dovuto essere. Vabbè, lo lascio di questa dimensione. Questo. Frasetta. Allora, per il diario di gravidanza adesso non ci sono carte secondo me che vadano bene. C'è una collezione della Simple Stories che si chiamava Expecting, ma non credo che sia più. Non lo so, in realtà bisognerebbe controllare. Se vuoi, mandami un messaggio e domani te lo verifico se si può ancora ordinare. Però sarebbe da accoppiare con la collezione Baby, perché in realtà non credo che ci sia nulla proprio a tema. O magari c'è e io semplicemente non lo conosco. Cioè. Tesserina col binocolo, che è l'ultima. La mettiamo qua. Qui sotto ci sono questo, questo e questo. Un cluster. C'è una frasetta. Così. Poi abbiamo questo qui sotto. Così. Quasi finito, sì. Voilà. Poi in questa pagina intera, qua. Abbiamo mint green come base, che quindi è questa qua. Abbiamo una foto grande dentro, al centro. Qui. Vediamo quel pezzo sotto che cos'è. È
Air Balloon Paper, che non ho più, veramente, è questa, il retro di quella rosa, quindi questa va attaccata qui sotto e ci va anche una scrittina. Mettiamo questa blu, così, e basta qui, vero? Sì, ok. Il retro, c'è solo una scritta, se non sbaglio. Quindi adesso ci mettiamo qua. E lo mettiamo dentro la bustina. Eh sì, in realtà abbiamo finito. Questo è tutto storto. E in realtà abbiamo finito. Devo vedere che cosa mettere lì dove avanzo, dove non avevo messo. Finito. Allora, a me è rimasto vuoto perché ho tagliato male. Adesso sarà anche difficile individuarlo. Questo, secondo me. Sì, questo qui. Allora, vediamo che cosa possiamo mettere qui. Allora, avrei questa che andrebbe bene così, però io la metto. Metto la parte azzurra e uso le cose che mi sono rimaste in realtà. Ho una parte di geotag qui. Qui va bene tutto perché le carte sono tutte coordinate tra loro e quindi non c'è rischio che non possano stare bene insieme. Mi è avanzata una frecciolina che metto qui. Qui possiamo decidere di mettere una fotina più piccina, quindi lo taglio. Una che sia un po' più piccola di 3x4 e la mettiamo qui. È l'unica variazione su tema che mi permetto. Mettiamo un geotag e poi cos'altro ci è avanzato? Poco, a dire il vero, delle carte praticamente niente. C'è questa tesserina qui. Niente di che in realtà, pochissimo. Adesso vi faccio vedere l'album finito. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Okay, questo cuoricino qua si è staccato da qui. Ok, allora, questo è l'album Simple Vintage Traveler, Simple Stories. Il kit ve lo rimetto in preordine adesso. Dovrei farcela, sì, dovrei farcela anche a finire il progetto per sabato prossimo. Allora, album ad anelli con i page protector. Nel kit c'è tutto il necessario, c'è l'album, c'è il pack di carte 6x8, il pad di carte, scusate, ci sono i chipboard, ci sono i die cut e ci sono le tesserine della collezione Snap, che sono quelle del Project Life. Questo è il risultato finale, seguendo il loro tutorial. Chiaro è che poi ognuno lo può personalizzare come crede. Adesso qua incolliamo un pochino meglio. Contiamo poi anche le foto che ci stanno. Adesso ve lo faccio solo vedere così, poi lo contiamo tutti. Le carte sono bellissime, non hanno bisogno in realtà di praticamente nient'altro. Mancano solo le vostre foto. Questa è una taschina. Guardate che belli. È bellissima questa collezione, mi piace veramente tanto. Anche il mettiamo un puntino di colla così sta fermo. Anche il Traveler mi è piaciuto molto. Taschina. Voilà. Contiamo le foto. Allora, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, qui ci possono stare delle foto, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, qui è una taschina, 32, 33, 33 foto, volendo ce ne stanno molte di più, basta farle più piccole o aggiungere dove abbiamo gli spazi vuoti o prendere degli altri page protector. E
questo è quanto. Allora, per oggi vi lascio. Vado a rispondere a qualche messaggio. Se non arrivo da tutti oggi, torno poi domani. Oggi pomeriggio non sono, la domenica pomeriggio non sono operativa, ma adesso guardo ancora fino all'una e ci risentiamo poi più tardi. Anzi, domani in realtà ci risentiamo. Va bene? Buona domenica. Ciao!